Va bene, buonasera, benvenuti. Io sono Roberto Natalini, sono il direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR e faccio il matematico e mi occupo di modellistica, di matematica applicata. E stasera parliamo di traffico, in realtà parliamo di, come vedremo, di movimenti, di come gli individui, anche diciamo, di tipi abbastanza diversi si possono muovere e organizzare. E prima di cominciare vorrei soltanto dire che diciamo, l'idea un pochettino di parlare oggi di matematica applicata, in questo ciclo avete visto chi è venuto altre volte, si sono parlati di tantissimi argomenti, e il fatto che forse la modellistica è diciamo, un settore della matematica che ancora adesso piano piano comincia a entrare nelle scuole. Però diciamo, è ancora un po' lontana forse da quello che è il background matematico delle persone che hanno fatto anche studi tipo liceo scientifico. In realtà l'idea di prendere dei fenomeni reali, modellizzarli con equazioni matematiche e poi studiarli grazie anche a simulazioni al computer è una cosa tutto sommato recente e diciamo, questo tipo di approccio abbastanza concreto permette di risolvere problemi diciamo, anche che ci toccano, come appunto il traffico. È abbastanza recente ed comincia seriamente nel dopoguerra, ma soltanto negli ultimi anni, grazie al fatto che i computer si sono diventati, diciamo, una realtà di tutti i giorni e hanno una potenza computazionale oramai veramente notevole, riesce a essere efficace. Quindi, diciamo, oggi vi racconto un esempio. Nel mio istituto si fanno tantissime altre applicazioni della matematica diciamo, a fenomeni reali. Io, per esempio, mi interesso. E ne parleremo proprio alla fine di movimenti di cellule, quindi di studio della biomatematica. Mi occupo di crescita di patine sui monumenti. E ci sono dei colleghi che si occupano sempre con modelli matematici del flusso sanguigno, quindi emodinamica. E ci sono insomma tantissimi progetti più o meno diciamo avveniristici, però diciamo, direi più che meno. Che utilizzano i modelli matematici per trattare problemi che poi insomma, ci possono toccare quotidianamente. Allora, per parlare di traffico, in realtà appunto quello che vorrei. Vediamo questa cosa. Diciamo la cosa principale è noi parliamo di movimenti di individui, chiamiamoli intelligenti. Abbiamo i pedoni, possiamo avere appunto le automobili. Possiamo avere dei robot, dei piccoli robot che possono essere messi per esempio in un ambiente, potrebbe essere una foresta per controllare se ci sono incendi, sono spesso dei nanorobot e comunicano fra loro per mantenere delle distanze preordinate. Oppure gli animali si muovono in gruppi e formano delle strutture abbastanza ordinate. Ecco, tutti questi, diciamo, individui hanno delle regole per poter comunicare fra loro. E mantenere la giusta posizione senza dover per forza andare a sbattere uno sull'altro. Allora cerchiamo di capire come funzionano. E qui vediamo questo filmato. Ecco, questo filmato non è un cartone animato. Questa secondo me è la cosa, diciamo, che bisogna prima di tutto capire. Guardiamolo bene. Ognuna di queste automobili in realtà si muove seguendo un algoritmo numerico. Va bene? Quindi diciamo, l'idea di questa animazione che è fatta dal gruppo di Zurigo di Dirk Helbing, che è un gruppo che studia traffico da tantissimi anni, è diciamo abbastanza normale, però dovete capire che la distanza fra le macchine non è preordinata, in realtà è data da un algoritmo che dice, beh, se sto troppo vicino rallento, non devo rallentare troppo velocemente perché vedete all'inizio della, questa qua va a ciclo continuo, all'inizio della simulazione si vede una tazza di caffè, che loro chiamano il coffee meter, che serve per diciamo, no, controllare che durante la simulazione l'accelerazione e le decelerazioni dell'automobile non siano troppo veloci. Quindi, diciamo, questo tipo di simulazione è una simulazione abbastanza dettagliata e la trovate chiunque diciamo, conosca i videogiochi, se voi prendete un videogioco tipo GTA, che è diciamo, un videogioco popolare in cui ci sono delle persone che rubano delle automobili, però ci sono altre automobili sulla strada. Bene, in questo tipo di videogiochi ognuna delle macchinine che vedete segue un algoritmo. Allora, cerchiamo di capire come funziona un algoritmo di questo genere. Allora, per
Per farlo dobbiamo fare un piccolo esperimento. Allora, mi servono qualche volontario. Venite qui, per favore. 6-7 persone mi bastano. E venite qua sotto. Poi facciamo un piccolo esperimento, diciamo, soltanto per capire come può funzionare un algoritmo di questo genere. Allora, facciamo, tu sarai il capo. Voi seguite lei che è il capo e dovete cercare di seguirla mantenendo una distanza di, diciamo, di sicurezza. Quindi non dovete andare a sbattere. Lei fa il percorso che gli va vale a lei e si ferma quando gli va vale a lei. Voi semplicemente dovete stare come se stesse in strada. State guidando la vostra automobilina. Cominciamo. Lei è prudentissima, ha lasciato subito una distanza enorme. Secondo me perché aveva paura di sbattere. Allora vedete, diciamo, guardate un pochettino cosa succede quando per esempio lei si ferma, no? Che cosa succede quando lei si ferma? Guardate. Tutto continua a camminare, non ti preoccupare, tranquilla, sta andando in un circuito a velocità pazzesca, stiamo simulando come se andasse a 120 all'ora, per esempio, no? Quindi avete una prontezza di riflessi, cioè lei è veramente prudentissima, ne ha 2 metri, va bene. Ok, va bene, grazie, basta così, un applauso. Era semplicissimo, devo dire. Non... Allora, l'idea, come vedete, è molto semplice, cioè, è questa che cerco di farvi capire adesso, che... Uno queste cose ce l'ha già dentro il cervello, cioè uno non vuole andare a sbattere, vede la persona davanti a lui che decelera e quindi cosa fa? Rallenta pure lui, cerca di mantenere una certa distanza di sicurezza e contemporaneamente, quando invece tutto va bene, prende una certa velocità. Allora qui guardiamo queste macchinine, no? Come si fa un modello precedente? Il modello precedente, quello che vediamo nel filmato, è semplicemente descrivere le automobili, ognuna come se fosse un pallino, no? Cioè, quindi abbiamo una macchinetta qui che si chiama X con K, questa macchinetta che sta nella posizione X con K-1, questa sta nella posizione X con K+1. E ognuna di queste macchinette ha una velocità, UK, UK+1, UK-1. Il modello si chiama Follow the Leader, segui il capo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni macchinetta guarda soltanto chi gli sta davanti. In questo modello semplificato, perché come tutti i modelli, bisogna fare qualche ipotesi, tutte le macchinette sono uguali e inoltre abbiamo il fatto che non guardiamo lo specchietto retrovisore, guardiamo quello davanti a noi. Allora, quali saranno le equazioni matematiche con cui queste macchinette avanzeranno? Beh, diciamo, vedete, avanzano, adesso le facciamo muovere, chiaramente questa è un... Allora, XK abbiamo detto che è la posizione dell'auto in posizione K, UK è la velocità. E quello che dobbiamo dare nell'equazione è l'accelerazione. Allora, questa equazione qui, diciamo, è la traduzione, sembra complicata, ma è semplicemente la traduzione matematica della cosa che avete visto prima, di quello che facevano loro. Quindi, questo per dire che quando un matematico scrive delle equazioni, che cosa fa? Cerca di tradurre in formule un comportamento che però è quello che ci immaginiamo da soli, no? E in questo caso particolare si dice semplicemente che l'accelerazione della macchinetta kesima diventa piccola quando le macchine sono vicine, piccola quando le velocità sono abbastanza vicine, cioè non devo più accelerare, mantengo velocità costante quando le macchine hanno una velocità simile. E poi questo termine che essenzialmente serve a rallentare e a accelerare non bruscamente, è un termine di smorzamento. Allora, questo qua è un'equazione. Allora, questa equazione non è importante capirla, perché questo qua è soltanto uno dei tanti modelli che sono stati fatti a partire dagli anni 50, quando la gente ha cominciato a fare simulazioni di traffico. Allora, è un modello che funziona, si può implementare nel computer, si scrivono degli algoritmi che risolvono questa equazione, che ci trovano le posizioni, e la simulazione che avete visto prima è il risultato di questa simulazione, di questo tipo di algoritmo. Però, allora, questo qui, quindi uno potrebbe dire, va bene, abbiamo finito la conferenza, sappiamo come si muovono le macchine, possiamo descriverle come ci pare. Questa cosa qui non funziona per tantissimi motivi. Uno di questi motivi è il fatto, innanzitutto, che non abbiamo in tutti i momenti le posizioni delle macchine, anche di partenza. Il secondo motivo è che se noi stiamo in un posto come Roma, abbiamo una situazione di questo genere. Allora, questo qua è il grafo delle strade di Roma semplificate fatto dall'ATAC e diciamo quindi sostanzialmente si mettono dei nodi principali e alcune strade anche secondarie vengono messe artificialmente come se fossero un unico arco. Quindi qui avete
Una stradina semplice potrebbe essere questa, però diciamo in generale voi avete delle tantissime strade, qui al centro di Roma ce ne sono tantissime poi, che descrivono come le vie di Roma. E come possiamo fare a far andare queste macchinette di prima su tutte queste strade? Le macchine possono essere 3 milioni, 4 milioni, alcune parcheggiano, alcune non parcheggiano. Nessun computer al mondo potrebbe simulare questa cosa in tempo reale, anche avendo i dati, perché avremmo una complessità computazionale troppo grande. Poi non servirebbe a niente, in fondo, pensiamoci bene, conoscere la posizione di tutte le macchine in ogni momento. Allora, diciamo, quello che si fa, e qui che entra un po', si fa un modello meno dettagliato, e qui entra, diciamo, quello che ha fatto il gruppo, che, diciamo, con cui lavoro nel mio istituto, ed è affrontare questo con la fluidodinamica. La fluidodinamica o dinamica dei fluidi, come ho scritto lì, è un modo di descrivere un insieme con tante particelle in modo, diciamo, aggregato, no? In modo un po' grossolano. Qui abbiamo, quindi, fluidi. Che cosa sono intanto i fluidi? Fluidi, diciamo, possiamo pensare ai fluidi come qualcosa, qui sono fluidi un po' strani, perché vabbè c'è l'acqua, però ci sono delle amebe, ci sono delle automobili, sono gli elefanti, no? Per noi sono, quando ci sono molti esemplari simili, questi esemplari, diciamo, sono legati fra loro, ma non troppo, perché sennò sarebbe un solido, diciamo. E poi, se li guardiamo un po' da lontano, e non ci interessa i dettagli secondo per secondo, e li vediamo, insomma, come un continuo, li vediamo proprio come un fluido. Allora, se questo è normale per l'acqua, molto meno normale farlo per delle entità discrete come queste. Però dipende sempre, è chiaro che un'automobile, se la vedo, se sono il guidatore d'automobile, è molto grande e vedo un'altra cosa. Ma se io guardo dall'alto il traffico che fluisce in una strada, non riesco a vedere nemmeno le singole macchinette. Quindi passiamo alla descrizione continua. Allora, come funziona una descrizione continua del traffico? Allora, dobbiamo stabilire, quindi non, cambiamo principio, no? Mentre prima ogni macchinetta aveva la sua posizione, aveva la sua velocità, scriviamo l'equazione, risolviamo l'equazione, quindi 3 milioni di macchine, 3 milioni di equazioni, e dovevamo seguirle per ogni secondo, diciamo, no? Per ogni istante che ci interessa. Qui invece cerchiamo di capire in qualche modo quello che si chiama la legge di conservazione delle automobili, no? Se noi abbiamo delle automobili che stanno in un tratto di strada, un istante successivo, beh, potremmo non tenere conto di quali automobili per forza entrano o escono, ma basta sapere quante ne entrano e quante ne escono per sapere quante automobili ci sono in quel tratto. Quindi, per esempio, qui ne sono uscite 3 e ne sono entrate 2. Allora, il numero di macchine al tempo 0 erano 4, al tempo finale sono 3, ne sono entrate 2 e ne sono invece uscite 3. Quindi si scrive un'equazione, che è questa, che è l'equazione di base con cui non dobbiamo seguire ogni singola macchina, ma basta sapere per ogni celletta computazionale, che può essere lunga 20 metri, 100 metri, quante sono quelle che entrano e quelle che escono. E questo ci permette di fare un conteggio molto più semplificato. Allora, questo qua adesso diventa delle equazioni. Allora, qui scriverò praticamente, prima ho scritto l'equazione dell'accelerazione e sotto c'era un'equazione differenziale, adesso scriveremo un'equazione differenziale. Allora, introduciamo il concetto, che è importante in fluidodinamica, di densità. La densità di un qualsiasi fluido è semplicemente il numero, nel nostro caso, è il numero di macchine che ci sono in unità di spazio. Per esempio, se prendo la densità delle macchine su 10 metri, al massimo ce ne posso mettere 3, però ci potrebbe essere mezza, una e mezza, no? Dipende da dove stiamo. E questa è la prima quantità, che corrisponde al numero di macchine. Invece il flusso di macchine, questi due concetti sono importanti perché poi li vediamo in pratica. Invece il flusso di macchine è quante macchine passano per un certo punto in unità di tempo. Sto lì, mi fermo in un punto, guardo le macchine passare, quante sono passate? 5 in un minuto, per esempio, no? Quindi il mio flusso per minuto è 5. Allora, queste quantità si scrive con delle lettere, una si scrive rho, la densità, che sarebbe quindi il numero nel tratto AB diviso la lunghezza del tratto. E il flusso invece è appunto il numero di macchine che passano in un certo punto preciso diviso il tempo che lo possiamo stare a guardare. Adesso
La cosa importante che bisogna sapere è che queste qua, sì, c'è una formula matematica che dice che il flusso è uguale alla densità per la velocità media delle macchine in quell'intervallo. Allora possiamo scrivere un'equazione differenziale che non vi chiedo di capire, vi chiedo soltanto di guardare, perché secondo me poi la usiamo, è la stessa di prima in realtà. È quella equazione che abbiamo scritto prima, che il numero delle macchine al tempo finale è uguale a quelle che c'erano al tempo iniziale, più quelle entrate e meno quelle uscite. Vuol dire la stessa cosa, però la stiamo traducendo in un linguaggio matematico, che è questo. Questo vuol dire, per chi sa diciamo un po' di equazioni, che le derivate parziali rispetto al tempo della densità più la derivata rispetto allo spazio del flusso, che è la densità per la velocità, uguale a zero. Ma è la stessa cosa di prima, perché questo cambiamento della densità è il cambiamento del numero delle macchine, e questo cambiamento nel flusso è le macchine entrate meno quelle uscite. Vuol dire la stessa cosa, semplicemente l'abbiamo tradotto in un linguaggio matematico. Questa è l'unica equazione che vi faccio vedere, quindi chi non vuole si chiude gli occhi e non la guarda. E allora, cosa ci facciamo con questa equazione? La risolviamo. Abbiamo dei metodi numerici, possiamo entrare nel computer e risolverla. Che cosa succede? Allora, per prima cosa dobbiamo sapere come è fatto questa velocità, questo flusso, come sono fatti. Mica sono dati in natura. Allora, sono fatti nello stesso modo con cui le persone che camminavano prima qua sotto agivano, perché sono sempre basate su considerazioni tipo psicologico. Allora, qui vedete, questo qua è il flusso. Allora, questi qua sono dei dati presi qua a muro torto, qua dietro, nel 2006 dall'ATAC, che gentilmente ce l'ha concessi. Allora, guardiamo prima la velocità. Allora, qui abbiamo la densità di macchine. Più è grande qui sopra il numero, e più ci sono macchine. Allora, vedete, la velocità, quando non ci sono macchine per niente, è molto alta, andiamo sui 60 all'ora. E invece, ogni puntino è un dato rilevato, no? E quando invece aumenta la densità, vedete che piano piano la velocità va a zero, perché c'è un punto in cui ci sono talmente tante macchine che ci dobbiamo fermare. Quella linea rossa è l'approssimazione che useremo per poi calcolare nel calcolo numerico il valore della velocità. Va bene, quindi è una funzione in realtà della densità. Più macchine ci sono, più vado piano, come prima. Se la persona sta più vicina a me, quella davanti a me sta vicino, devo rallentare, questo perché la densità è aumentata. Il flusso, che vi ricordo è densità per velocità, invece è, diciamo, quindi è il prodotto di questa cosa qui per la densità. Quindi viene una specie di parabola, al contrario, così. Però vedete i dati, e qui è la differenza tra la realtà e il modello matematico. È proprio questo il punto fondamentale. Vedete, noi usiamo questa linea rossa, che è pulita e sarà un numero che metteremo nel computer. Invece i dati veri sono tutti una specie di nuvoletta intorno a questa linea, perché i dati veri tengono conto di tutte le imprecisioni che ci sono, c'è chi va più piano, chi va più velocemente, chi si è fermato per sbaglio, no? Una macchina più grossa che ci mette più tempo a rallentare, no? Quindi abbiamo delle imprecisioni che daranno poi gli errori nel modello, ma questi errori, come vedremo, saranno abbastanza bassi. Allora, facciamo una simulazione. Questa qui è, immaginate, una strada, un pezzo di muro torto, quindi sono 800 metri di muro torto, dalle 6 del mattino dell'8 giugno 2006 fino alle 10 del mattino, quindi abbiamo circa 3-4 ore. Allora, quello che vedete qui è la densità di macchine lungo questo tratto. Più è alto e più ci sono macchine. Allora, quello che vedete è che qua qui all'inizio riparte ciclicamente, questo è il 6 del mattino, ci sono poche macchine, no? Quindi un po' di sale la densità di macchine, qui ce ne stanno a 30, no? Sarebbe 30 ogni 100 metri. Poi qui si vede che comincia ad esserci un ingorgo a Piazzale Flaminio, quindi vediamo che si forma la coda, questa coda piano piano torna indietro. Quindi tipicamente quello che fanno le macchine, quando arrivano tutte insieme, comincia a formarsi una fila d'attesa, no? E questa coda va indietro. Poi piano piano il traffico fluisce, e qui ritorniamo alle 6 del mattino e lo vediamo. Ecco, questa è quella cosa che noi vediamo utilizzando un modello continuo. Non vediamo più le macchinine, vediamo una curva sulla strada. Allora, se questo l'avete capito, ci sono domande? Ci sono indecisioni? Va bene, allora vediamo come si fa quando facciamo una cosa più complicata. Qui Piazzale di Roma, chi conosce Roma sa che questa è una rotatoria tipica, che si avvicina a Piazza San Giovanni, in cui le macchine arrivano
qui per esempio sull'Appia avete le strade adiacenti, quindi doppia corsia, entrano sulla rotatoria e girano. Allora, diciamo, e questo è stato veramente in qualche modo il contributo del nostro gruppo. I modelli che ho fatto vedere fino adesso, continuo, anche quello è stato inventato negli anni 60 negli Stati Uniti, però nessuno aveva ancora messo questi modelli su rete. Cosa che invece per fare una simulazione sulla rete è fondamentale, no? Avere gli incroci, le rotatorie, i semafori, queste cose qui. Allora, quello che abbiamo fatto noi è stato, qui facciamo l'astrazione, vediamo già astrazione matematica. Siamo partiti da Google Maps e qui invece abbiamo questa strada, l'Appia entra dentro, uno gira, va avanti, però potrebbe anche uscire qui, oppure potrebbe entrare da questa parte, no? E questa qua è... Ecco la simulazione, vedete, qui abbiamo l'entrata delle macchine, la fermo, l'entrata delle automobili su questa strada e arrivano anche su queste strade adiacenti. Questa è la densità di macchine, quando è giallina vuol dire che ce ne sono poche e piano piano queste macchine entrano sulla rotatoria e vedete che piano piano comincia a addensarsi, cominciamo a avere i colori verde, poi violetto. Questo vuol dire che si stanno formando delle code in entrata su queste strade. Qui intanto arrivate le altre macchine qui su Via Appia. E diciamo la coda è esattamente queste macchine che invadono piano piano la rotatoria. Ecco, fermiamocelo qui. Quindi vedete, qui abbiamo una coda qui, delle code qua. E questo qua in realtà è proprio l'informazione che noi, di cui abbiamo bisogno. Noi non vogliamo sapere ogni singola macchina, quella 600 che passava da poco fa, ci sta una giardinetta rossa che passava, no? Noi vogliamo sapere quanta coda mi aspetterà sull'Appia, quanto ci metterò a attraversare questa rotatoria. Quindi un modello di questo genere, e questo diciamo le equazioni non ve le scrivo, ma ogni incrocio sarà un'equazione di passaggio all'incrocio, avremo le connessioni tra un segmento e l'altro, queste cose qui ci daranno l'informazione che ci serve per muoverci nel traffico. Allora, che ci facciamo con questa cosa? Beh, per questa cosa qua noi abbiamo avuto un premio, un premio Google per la ricerca nel 2012-2013 e siamo andati a trovare, tra l'altro, per presentare questa ricerca a Google e usavamo Google Maps, quindi diciamo era naturale interfacciarci e questo è un piccolissimo spot per Google che ha finanziato la nostra ricerca. Per dirvi che è un posto bellissimo, in cui la gente ha le sale di relax per meditare, passare il tempo con le vasche dei pesci, discutono in ambienti di questo genere e i ricercatori sono molto felici e ben pagati, però devono lavorare un sacco. Cioè loro cercano di tenerli lì tipo 12-13 ore al giorno. Ecco, lo scopo di Google è quello di avere, hanno anche sala massaggi oppure per palestra, cose di questo genere. E, quindi abbiamo vinto questo premio e abbiamo potuto fare questa ricerca e poi abbiamo fatto... abbiamo prodotto un'app che adesso stiamo brevettando, quindi ancora non è commercializzata, per smartphone, per cercare di seguire il traffico in tempo reale. Allora, come si fa? Allora, partendo da questo modello di cui ormai avete capito tutto, diciamo, no? Facciamo finta che a questo punto possedete perfettamente il modello matematico. Allora, si parte da un telefonino. Non è importante che tutti abbiano questa app sul telefonino, basta che un numero decente di persone, 2-3% dei guidatori l'abbiano. Per adesso non c'è nessuno perché la stiamo appunto commercializzando ancora. E uno va in giro col GPS, quindi si sa la sua posizione, la manda alla raccolta dati sul satellite, arriva al nostro centro di calcolo, l'algoritmo prende questi dati di posizione e dalla posizione deduce la velocità. Allora, la velocità delle singole macchine, perché se seguo una macchina che prima sta qua, poi sta qua, poi sta qua, calcolo la velocità. Da questa velocità, attraverso il grafico precedente, troviamo la densità. E quindi sappiamo la densità, in questo momento, su una certa, tutte le strade di Roma, per esempio. E poi che cosa facciamo? La facciamo evolvere, simulandola. No, come le previsioni del tempo. Sappiamo qual è il tempo adesso, vediamo cos'è nei prossimi 5 giorni. Con questi algoritmi si fanno massimo mezz'ora, mezz'ora, 40 minuti, non di più, il traffico è molto complesso, e quindi si fa una previsione, questa è la rete di Salerno per esempio, e si fa una previsione che cosa succederà la prossima mezz'ora. Da questo si vede il percorso ottimizzato, non come fa oggi un navigatore qualsiasi, un TomTom qualsiasi che ci dice, o Google, che ci dicono com'è il traffico in questo momento, ma come sarà fra 20 minuti, mezz'ora. Se io mi sto muovendo e il traffico davanti a me si sposta, potrei non trovare la coda.
e mi dà la strada più breve in tempo, in termini di tempo, e questa ritorna al guidatore come informazione. Ecco, questa è la nostra app che, appunto, ripeto, abbiamo appena consegnato i materiali per il brevetto, quindi è una cosa che speriamo fra 1 o 2 anni di riuscire a commercializzare. E facciamo una simulazione di questo genere. Quella che viene su questa qua è una... Non funziona qua, devo fare così, no? Ecco, allora vedete qui, questa è una zona di Roma, sempre, e qui avete praticamente Prenestina, Casilina, Valmiera Togliatti, raccordo anulare, e questa è la densità di macchine che si muove su questa rete, quindi è la densità simulata a questo punto, come quella di prima di Red di Roma, soltanto su un percorso molto più grande, ed è questo che si vede dentro l'app, cioè dentro l'app uno può avere questa informazione e vede per esempio che, guardate qui, c'è una coda enorme, no? Queste sono tutte macchine in fila che entrano sulla Prenestina e stanno arrivando, e qui c'è un semaforo, queste vanno su e giù. Insomma, diciamo, con questo tipo di simulazione in realtà non è necessario che l'utente la veda, l'utente basta che veda il percorso ottimizzato, però è quello che vediamo noi per poi costruire l'ottimizzatore. Questo, diciamo, è una specie di così, realtà virtuale del traffico romano. Qui vedete, per esempio, c'è una specie... questa cosa che va, vuol dire una fila enorme, tipo un incidente che si forma all'indietro, quindi vuol dire che c'è una coda lunghissima. Benissimo. Allora, vediamo un attimo che succede invece con... Quindi col traffico abbiamo capito come funziona. Adesso vediamo applicarle in altre situazioni queste idee. Con gli animali effettivamente si muovono in maniera più complicata, no? Perché hanno principi diversi. Un principio, ad esempio, è la coesione. Gli animali non vogliono stare troppo lontani. Oppure un altro principio è la repulsione, non vogliono sbattersi, quindi quando arrivano troppo vicini invece hanno un meccanismo che li allontana. E poi la terza cosa, il terzo elemento che mettiamo in gioco è il campo visivo. Allora, non tutti gli animali hanno un campo visivo come il nostro, che è circa 120 gradi, invece avete animali che hanno una visione laterale a 360 gradi, questa è quella, diciamo, umana, e ci sono alcuni che vedono anche un pochettino dietro. Allora, a seconda di questi fattori possiamo fare simulazioni diverse. Qui, per esempio, avete prevale la visione totale e la repulsione, e quindi, diciamo, sono animali che si vedono tutto intorno e non vogliono stare troppo attaccati. E quello che succede, questa è la simulazione fatta usando soltanto queste cose, vedete, prendono esattamente il pattern che si vedeva prima, no? Cioè, quindi, in un certo senso, quando uno mette delle regole elementari, non è che ognuno deve sapere dove stanno tutti gli altri, gli bastano poche informazioni su quello che sta succedendo intorno. E la stessa cosa succede se invece facciamo prevalere visione totale come prima, però la coesione, cioè è più importante stare attaccati che diciamo, non c'è problema a toccarsi, no? In questo caso, tipo gli elefanti, gli elefanti o le aragoste nel fondo dell'oceano che fanno catene anche di chilometri, questi qua, se noi facciamo prevalere la coesione, la cosa che fanno, dato che tanto vedono tutto intorno, non hanno bisogno di vedere davanti che è libero, si mettono in fila indiana. Quindi, in un certo senso, da una regola semplice appare un comportamento totalmente diverso. E poi appunto abbiamo la repulsione frontale, cioè non voglio avere, non ho più la visione totale e quindi voglio vedere dove vado, però voglio essere attaccato, non mi voglio perdere. Allora, in questi casi qui abbiamo il tipico volo degli stormi. Questo qua, ripeto, non è che noi mettiamo un'informazione microscopica e creiamo dei pattern che sono simili a quelli degli uccelli migratori, per esempio, quindi delle formazioni a V o a linee, in cui effettivamente ognuno ha davanti a sé il percorso libero, però, diciamo, rimane attaccato agli altri senza perdersi. Allora, queste cose qui sono, diciamo, per gli animali. Per gli animali abbiamo studiato un po' e c'è una grande letteratura. Però l'animale più interessante di tutti è l'uomo, in questo senso, e il flusso di pedoni è molto più complicato di quello degli animali. Che succede con i pedoni? Beh, i pedoni, diciamo, si muovono in modi anche imprevedibili. Possono essere vari gruppi di pedoni e... questo è un esperimento, un po' tipo quello che abbiamo fatto noi. Se avessimo tempo potremmo farlo anche qui. È fatto in un'università in cui a degli studenti viene chiesto di camminare e, come vedete, si formano delle specie di dita, si chiamano fingers in inglese,
di gruppi che intrudono nell'altro gruppo, vedete, si formano delle lingue di penetrazione qua, in cui effettivamente i due gruppi trovano un'organizzazione, no? Questa specie di organizzazione spaziale, per diciamo, dei motivi abbastanza, qui vedete che si è formata una specie di punta, è tipica degli aggregati con tanti individui. Diciamo, quando uno riesce a sfondare, tutti gli vanno dietro, ecco, diciamo, questa è la cosa che succede. Allora, questa cosa qua si può simulare e, per esempio, tornando sempre alla cosa di prima, si può fare nel discreto e nel continuo. Per i pedoni sembrerebbe più semplice fare nel discreto, no? Quindi qui, per esempio, avete una bella simulazione sempre del gruppo di Helbing a Zurigo, che sono specialisti del discreto. Qui ci sono due gruppi che si incontrano, ognuno di questi ha un algoritmo tipo quello di prima, tipo quello della macchinetta, soltanto che vanno in 2D. Quindi al posto di stare in una dimensione sola, uno deve andare lungo la strada, questi possono scartare e vedete, mettendo delle regole molto semplici di evitamento, di non andarsi a sbattere e così via, un po' la stessa cosa di coesione, repulsione che avevano gli animali, però diciamo in un contesto un po' più complicato come quello dei pedoni, troviamo lo stesso, vedete qui, ecco, questo tipo di pattern di intrusione di un gruppo nell'altro, no? Ecco, questa cosa qui, soltanto per divertirci, può essere anche fatta per vedere come si interagiscono le automobili con i pedoni. Qui avete per esempio una strada svizzera in cui le automobili sono molto precise rispetto ai semafori, ma i pedoni hanno tre tipologie diverse. Abbiamo, quindi per far vedere un po' la ricchezza con cui una simulazione discreta può variare i vari comportamenti. Qui vedete per esempio questa qui è una persona che passa anche col giallo, quelli vestiti di verde passano solo col verde, sono veramente svizzeri, invece quelli col giallo sono un po' scriteriati. E vedete quando c'è il rosso, questo del verde è bloccato e non può passare. Le automobili rispettano perfettamente il semaforo e non li schiacciano mai, infatti si ferma, meno male. Però alcuni di questi, e questo per far vedere come anche in una simulazione così semplificata, in fondo qui stiamo parlando, non guardate la grafica, dietro ci sono poche equazioni, ecco, qui c'è una rossista che rischia di farsi ammazzare. E questo diciamo per far vedere come in realtà possiamo simulare comportamenti molto diversi. Chiaramente quella lì vede l'automobile e si ferma, no? Però non vede, è come se non vedesse il semaforo rosso. Quindi possiamo simulare cose molto complesse. Si può fare la stessa cosa nel continuo? Si può fare questa qui, per esempio, è la metropolitana B della linea B di Roma, la mattina, e ci siamo messi lì con la videocamera e vedete qui la gente esce. È possibile simulare questa situazione non nel discreto, ma come se fosse un fluido. Allora, il nostro gruppo fa fluidodinamica, quindi eravamo interessati esattamente a questo tipo di cosa. Quindi, prima abbiamo visto questi pedoncini che si muovono uno per uno. Possiamo fare la stessa cosa? La risposta è sì. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna, diciamo, in qualche modo immaginare come se i pedoni fossero quindi un fluido. Queste sono le scale mobili, queste sono, qui c'è la metropolitana e qui sono le colonne attraverso cui passano diciamo, gli utenti della metropolitana. E si immagina ci sia un campo vettoriale di direzioni privilegiate, cioè quelle che faremmo se andassimo da soli, se fossimo da soli. E poi mettiamo un'interazione nel fluido che ci dice se sto troppo vicino c'è un po' di repulsione e mi allontano. E ecco, la simulazione che viene è questa qui. Abbiamo messo qualche pallino come riferimento. In realtà la simulazione è esclusivamente fluida e si vede che subito vanno sulla prima scala mobile, poi vedono che c'è troppa gente, quindi alcuni cominciano a girare e salgono qui. Nessuno va a piedi perché la scala non ce l'abbiamo messa, mi eravamo pigri quel giorno. Va bene? E allora, che cosa serve un modello per i pedoni? Questo, diciamo, può essere una cosa che effettivamente, diciamo, ci si può porre, no? Qual è, diciamo, lo scopo di un modello di questo genere? Allora, in questo qua abbiamo partecipato a un progetto PON, che sta cominciando da quest'anno, un progetto del Ministero, insieme a Finmeccanica e altre università, tra cui, diciamo, c'è anche la Sapienza. E in questo progetto, in realtà, ci occupiamo di come sgomberare un museo. Per esempio, se qua ci avessimo troppa folla, ci fosse un incendio, che cosa facciamo, no? Come usciamo? In realtà può servire per tante altre cose, no? Perché qui avete questa qua è alla Mecca, voi sapete che c'è ogni anno milioni di pellegrini vanno alla Mecca per girare intorno a una pietra particolare e bisogna fare 7 volte il giro intorno a un certo punto e spesso la folla è così densa che ci sono dei morti. E quindi anche perché le strutture non sono capaci di accogliere tutto questo flusso di folla, come si può disegnare un ambiente
migliore gestire questi pedoni perché non ci siano questo tipo di incidenti. Oppure abbiamo uno stadio. Allo stadio, finché la gente sta seduta, va tutto bene, ma quando escono, oppure c'è un'emergenza, è possibile disegnare un'architettura delle uscite di emergenza di uno stadio perché la gente si faccia meno male. Allora, su questo qua bisogna non solo usare un modello continuo, ma bisogna avere, diciamo, come dire, una percezione psicologica di quello che fa un pedone. Allora, il pedone in realtà fa tante cose, no? Vedete qui, vede gli altri pedoni, li può vedere come se fossero un muro, può vederli psicologicamente come se fossero invece uno per uno, no? Cioè noi possiamo vedere un muro di folla e giriamo, no? C'è troppa gente. Oppure possiamo destreggiarci e andare tra un pedone e l'altro. E quindi dobbiamo, in questo senso, noi li riduciamo a birilli nel nostro modello e vediamo quali sono le direzioni ottimali per muoverci, tenendo conto che ci sono i pedoni in mezzo. Questa, diciamo, è la differenza, se no faremmo un moto casuale in uno spazio vuoto, no? Ecco, allora, per fare questo capiamo una prima cosa. Vogliamo fare un'evacuazione. Allora, qui facciamo un primo modello molto semplice, discreto, palline. Allora, in queste palline immaginiamo che dobbiamo far uscire tutti questi da questa sala. È come se qua tutti volessimo uscire da quella porta, per esempio, no? Quindi ogni pallina è una testa. E tutti stanno tranquilli, e quindi sono persone civili e vediamo, troppo forte. Ecco, e vedete queste persone piano piano escono, scorrono fuori dalla sala con tranquillità. Si cedono, vedete, c'è un certo il solito bilancio tra repulsione e coesione, no? Io non sto insieme ai miei amici, però non voglio starci troppo appiccicato, voglio andare in quella direzione. Aspetto un attimo, non ci accalchiamo, ecco, no? Questo, come abbiamo visto per gli animali, la stessa cosa per i pedoni, quindi questi qua piano piano fluiscono, vediamo che nel tempo usciranno tutti. Che succede invece se c'è uno stato di panico? Cioè, a un certo punto c'è un incendio. Allora la gente cosa fa? In realtà il numero di persone è lo stesso, però prima la velocità desiderata, mettiamo che era 1, adesso tutti vanno molto più veloci, vanno a 5, perché vogliono uscire assolutamente da quella sala. E tutti quei vincoli, per esempio, di repulsione, io quando sto normalmente uscendo da questa sala non ci mettiamo a saltarci addosso uno all'altro, no? Invece in questo caso qua salta un po' tutto perché è lo stato di panico. Allora quello che succede, facciamo, via, ecco, quello che succede è questo. Vedete, tutti vogliono uscire prima, ma questa cosa si congela. Questo è il panico, cioè il comportamento irrazionale in cui io capisco perfettamente, me l'hanno detto 10.000 volte, che se c'è il fuoco dobbiamo uscire ordinatamente, lo sapete tutti. Da qui non dobbiamo, diciamo, accalcarci, non dobbiamo spingerci, non dobbiamo far cascare le persone. Però quello che succede è questo. Allora, come si risolve questa cosa qui? Allora, questa qua è una cosa curiosa, perché si chiama il paradosso di Braes, di cui ha parlato Codogno 2 volte fa, tra l'altro. A volte un ostacolo può aiutare. Cosa fa l'ostacolo? L'ostacolo spezza questo flusso e qui è un ostacolo piazzato abbastanza a caso, non è una simulazione molto parlante, ecco, vedete, però diciamo questi qua fanno due gruppi, cioè un gruppo si ferma alla porta, però un gruppo si ferma dietro l'ostacolo e quindi diciamo c'è un po' più di flusso e al posto di bloccarsi come succedeva prima, sempre escono lentamente, però insomma diciamo il flusso è quasi normale. Quindi paradossalmente, cosa che se dovessimo convincere i vigili del fuoco a fare questa cosa avremmo difficoltà. In realtà, diciamo, sperimentalmente si vede in piccoli esempi che la cosa è, diciamo, un ostacolo aiuta. Allora, vediamo che cosa abbiamo fatto noi. Questa è una simulazione fatta da Emiliano Crostiani, Andrea Tosin e Fabio Priuli del mio istituto. Questo qua è il Piazzale della Sapienza a Roma. Non si vede benissimo perché abbiamo tolto gli edifici. Si vede, questo qua c'è la Minerva, qua c'è il Rettorato, diciamo qua c'è Chimica, qua c'è Fisica Vecchia, qua c'è credo Giurisprudenza. E abbiamo un gruppo di persone. Allora, qui la simulazione l'abbiamo fatta continua, come quella della metropolitana, cioè abbiamo un fluido, però per facilitare la visione abbiamo messo degli omini. Questi omini, questo qua è tipo una specie di sembratavoletta di Lego, e che vedete questi omini che cammineranno. Allora, questi sono quelli irrazionali, diciamo, adesso devo uscire il più velocemente possibile. Le uscite sono 1, 2 e 3. Qui non si esce. Allora, queste persone lo sanno, però che cosa fanno? Quando gli diamo la
il via. Via, eccolo. Queste persone, no. Allora, vedete, queste qua vanno tutte da questa parte che è più vicina all'uscita e si forma una coda. Qui c'è un accumulo di persone. Stop un attimo. Ecco, vedete, qui c'è un accumulo di persone che non riesce a uscire, esce lentamente. Qua sono un po' intrappolati. Questi sono tutti liberi di uscire, però questi sono accumulati. Allora, come fa un simulatore a questo punto? Beh, fa un'ottimizzazione, prova degli ostacoli, ma ne prova 10.000, non ne prova uno. Per questo serve un modello matematico. Io non posso fare 10.000 prove con le persone dicendo aspetta, spostati un attimo, mettiamo un altro ostacolo, no? Dobbiamo, invece il computer lo possiamo fare, dura 2 giorni, 3 giorni, però possiamo trovare l'ostacolo ottimale per quel gruppo di persone. E come funziona? Quello che viene il risultato matematico della nostra ottimizzazione, lo vedete qui, si mette un ostacolino, questo qua, lo vedete? Una specie di striscia che rende meno appetibile questa uscita. Quindi queste persone che stanno qui dicono, va bene, forse mi conviene uscire da quest'altra parte, infatti è quello che fanno. Vedete, il gruppo diventa molto più grosso quelli che escono da sotto e più piccolo quelli che escono da sopra. Questi hanno un ostacolo, quindi ci mettono un po' più di tempo di prima, ma questi ci mettono molto meno tempo. Allora, quanto si guadagna? Ecco, qui è sorprendente, ottimizzando il computer, quindi facendolo girare con ostacoli anche di forme molto strane. In realtà si vede che ci si mette 25% di tempo in meno a evacuare la piazza. Quindi diciamo, otteniamo un risultato un po' paradossale, appunto abbiamo impedito alla gente di uscire, in realtà abbiamo creato un comportamento razionale, abbiamo forzato le persone a non accalcarsi. Quindi diciamo, questo qua è un modo che stiamo, diciamo, anche qui stiamo cercando di renderlo, come dire, rapido e efficiente per i vari ambienti in cui poi verrà applicato. Qui questa qua è la simulazione teorica sulla Sapienza. Adesso abbiamo fatto gli esperimenti anche con i ragazzi dentro il Dipartimento di Matematica, abbiamo fatto un po' correre per i corridoi vedendo cosa succedeva e questo presto, diciamo, faremo un altro lavoro su questa cosa. Però la cosa interessante è che effettivamente questo qua rende possibile gestire grandi folle, pensate al Giubileo, no? Pensate a Piazza San Pietro, mettendo gli ostacoli, magari volanti, no? Come già si fa adesso, ma in maniera ottimizzata, per effettivamente accelerare l'uscita piuttosto che ostacolarla. Bene, ultimo argomento di oggi, completamente diverso sembra, ma in realtà utilizza sempre le stesse idee. Vedete, questa è un po' la caratteristica tipica della matematica. La matematica costruisce gli strumenti. E uno strumento poteva essere la fluidodinamica in questo caso. Questo strumento viene riutilizzato in tantissimi altri settori, reimpiegandolo, rimodellandolo e applicandolo a esigenze diverse. Allora, movimenti di cellule. Perché ci interessa i movimenti di cellule? Adesso lo vedremo, però intanto vediamo che le cellule si muovono. Possono avere vari tipi di moti, per esempio l'Escherichia coli, che è un noto batterio che viene usato in molti esperimenti e che sta anche nel nostro stomaco, purtroppo. E questo qua nell'intestino ha delle specie di flagelli che gli permettono di nuotare, cambiare direzione, si muove. Invece ci sono le amebe che fanno il classico moto ameboide, no? Quindi c'è uno pseudopodo che si va avanti, fa tipo rampone, piano piano queste strisciano. Allora, questo qui è il movimento, sono alcuni dei modi di muoversi delle cellule che sono nel nostro corpo. Noi abbiamo, tra l'altro, il nostro corpo, come sapete, ci sono più batteri che stanno nel nostro corpo di quante ci siano cellule nostre. Quindi noi siamo un misto di un sacco di roba che c'è dentro. E come si muovono in ogni caso, tutte queste cellule? Si muovono con dei segnali chimici. Mentre prima tutti gli individui che si muovevano, diciamo, guardando, ascoltando, magari usavano il navigatore satellitare, però, diciamo, avevano un organo di senso abbastanza rapido, che è la vista, no? Invece, le cellule si muovono seguendo dei segnali chimici, dei gradienti chimici, cioè vanno dove c'è più da mangiare, insomma, in qualche modo, no? Allora, per esempio, questa è un'ameba, e questa ameba è stata abbastanza. Ecco. Allora, questa ameba cosa fa? Qui c'è una pipetta in cui viene dato lo zucchero. Questo è molto accelerato, si muove molto più lentamente. Questa qua appena vede un po' di zucchero, cambia la sua conformazione, striscia piano piano e cerca di andare. Vedete, questo è il
Il nostro sperimentatore è abbastanza sadico, appena questa si avvicina, si sposta immediatamente, così. E questa è una cosa terribile. Allora, questo è il movimento dell'ameba. Allora, perché ci interessano questo tipo di movimenti? In realtà, noi perché vogliamo capire come si muovono le cellule? Per tanti motivi. Beh, intanto sarebbe un modo di curiosità, perché vorremmo vedere come si formano certi aggregati, no? Se voi guardate, se voi lasciate un bicchiere con qualche cosa, un po' di zucchero, e ve ne andate qualche giorno e tornate, vedete la muffa che si è creata, no? Magari con degli strani disegni, no? E questi disegni sono il modo di queste cellule che piano piano si sono organizzate, no? A volte fanno dei cerchi concentrici, fanno cose abbastanza strane. In realtà però l'interesse principale che abbiamo noi, come al solito, è abbastanza egoista. Noi vogliamo capire come si formano gli organismi multicellulari, cioè noi, come siamo formati. Ossia come piano piano, partendo da una cellula di embrione, abbiamo per duplicazione riusciamo ad arrivare a un organismo completo. Allora questa cosa qui in parte la sappiamo, ma come si formi una mano, per esempio, come si formi il cervello, è chiaramente una cosa, un conto è dirlo, lo vediamo, un conto invece è riuscire a capire il meccanismo e modellizzare il meccanismo con cui queste strutture si formano. Perché anche lì sarà tutto un gioco di equilibri tra diversi componenti chimici. Però questi componenti chimici come saranno dosati? Possiamo dare un farmaco che, non so, aiuti la crescita di un arto che è stato tagliato, per esempio? La riparazione di un cuore che è stato infartuato? Queste cose sono la frontiera della medicina odierna. Allora, per cominciare, come al solito si fa con i pesci. Per il pesce zebra è un pesce, poveretto, che è destinato a questa sperimentazione, perché è un pesce molto che si riproduce molto rapidamente e soprattutto il suo embrione è trasparente. Quindi se noi facciamo crescere un embrione di pesce dentro, sotto al microscopio, lo possiamo vedere. Allora qui quello che vedete adesso, vi faccio vedere il filmato, non è un pesce, è il pesce sarebbe grande così, diciamo. E questa qua è un gruppetto di cellule che si muove all'interno dell'embrione per formare un organo. E quindi vedremo come si forma questo organo, che è un organo che si chiama, molto particolare, si chiama la linea laterale del pesce, noi non ce l'abbiamo, ed è una cosa che sta qui, diciamo, sulla la parte laterale, sotto le due pinne, ed è fatta di piccoli bottoncini che si chiamano neuromasti, e questi neuromasti in realtà sono organi di senso con cui loro sentono l'ambiente, sentono l'acqua, sentono gli altri pesci, sentono i predatori, no? Quindi hanno gli occhi, però hanno bisogno anche di sentire la vibrazione dell'acqua accanto, quindi sono molto importanti per loro, è come se noi stessimo creando le dita, insomma, no? E questi si spostano, queste qua sono pochissime cellule, sono 200 cellule che stanno dentro a questo embrione, sono cellule staminali che piano piano si spostano seguendo un impulso chimico, quindi qui su questa striscia avrete un gradiente chimico di una cosa che si chiama SDF1-alfa, e queste celluline, eccole, queste celluline si muovono, vedete, lo seguono, e guardate, ci sono dei centri un po' più bianchi, che vuol dire che sono delle cellule particolari, che sono dei leader, e le altre sono dei follower, come su Twitter, no? Cioè avete i leader e i follower, sono due tipi di cellule diverse. In realtà è la stessa cellula che cambia. Quando riceve un certo segnale, la cellula diventa follower, quando c'è troppo segnale. Allora, quello che succede qui, vedete, queste qua avanzano, e ogni tanto c'è una leader che è rimasta indietro, che è talmente forte che tiene le altre e si ferma. E forma e deposita questi bottoncini. Allora, questo qua sembra una cosa, rispetto a fare una mano, un occhio o un cervello, è molto più facile, diciamo, no? Per questo abbiamo cominciato da questa cosa. Però, se pensate, già questa cosa qui, di lasciare insomma, di creare delle piccole strutture a rosetta, è già una cosa molto avanzata. Cioè, stiamo parlando di un organismo che ci ha messo, in ogni caso, miliardi di anni per evolvere così. Possiamo riprodurre questo con un modello matematico? Beh, diciamo, ci abbiamo provato, perché, vedete, non è più come le palline che si muovono con le automobili, con i pedoni, no? Dobbiamo differenziare i vari gruppi, e dobbiamo dirgli come è passato da un gruppo all'altro, dobbiamo dire quando si devono fermare, insomma sembrano cose complicate. In realtà, quello che abbiamo fatto in un lavoro che è stato pubblicato in realtà l'altro anno, cioè all'inizio di quest'anno, con un mio dottorando, Ezio Di Costanzo, e il professor Preziosi del Politecnico di Torino, abbiamo questa volta giocato, diciamo, sul sicuro. Siamo partiti con le palline.
Quindi qui non abbiamo più, usiamo solo in parte la fluidodinamica, i gradienti chimici li modellizziamo sempre con la fluidodinamica, però quello che facciamo è ai pallini gli diamo una natura. Allora, quelli verdi sono i leader e quelli rossi sono i follower. All'inizio sono tutti leader, poi questi si muovono, vedete qui, e quello che succede è che a un certo punto, questo qua sono delle, queste linee che vedete che passano, sono delle sostanze chimiche, FGF si chiama, che sono delle sostanze che servono a segnalarsi tra le cellule. Allora, i leader emettono FGF e i follower invece lo ricevono. Quindi sono inibiti in qualche modo, no? Allora, per adesso non c'è nessun follower, però dopo un po', qualcuno che sta un po' laterale, che è un po' isolato, comincia a mutare, vedete? Questi qua sono tutti quelli che passano, cambiano di tipo. E allora questi qua che cambiano di tipo, che cosa fanno? In qualche modo rallentano quelle che gli stanno intorno e dopo un po' si stacca una codina. Si stacca questa codina qui. Vedete, questa qua è la prima rosetta che si forma e poi le altre continuano a formarsi dei follower, perché in punta, diciamo, queste qua hanno il segnale che le tiene leader. E a un certo punto si stacca anche il secondo pezzettino della codina, si sta per staccare adesso, eccolo, si è staccato. E poi così via. Allora noi abbiamo fatto questo modello, ci abbiamo messo un anno a farlo, e abbiamo dato le istruzioni, ma in realtà sono, non ve le scrivo le equazioni, ma sono poche equazioni che descrivono questo comportamento. Allora, è chiaro che il programma di ricerca qual è? È cercare di capire, però le cellule sono tutte uguali, queste cellule sono uguali a quelle che abbiamo noi. Questi qua formano... diciamo i neuromasti, da noi formeranno le fibre nervose, o formeranno l'occhio, o formeranno la mano, il fegato, quello che pare a voi, però le cellule staminali sono molto simili tra il pesce, l'uomo o qualsiasi altro animale. Quindi in realtà qual è il nostro progetto adesso? È quello di cercare di capire, in particolare quello su cui stiamo lavorando adesso, questo qua, quindi è una specie di traffico evoluto di cellule, no? Allora, come si fa a riparare un cuore che ha avuto un infarto? Questo è un problema serio, stiamo lavorando all'Umberto I con un gruppo di medici e l'idea è prendere le cellule staminali e insegnargli a riformare il tessuto cardiaco. Oggi cosa succede? Oggi, dopo che c'è stata l'infarto, è una ferita, diciamo, del muscolo cardiaco, e in questa ferita in realtà viene subito riempita da altri oggetti, cioè avete fibroblasti, avete diciamo piastrine, non è più fatta di muscolo cardiaco che pulsa a un certo ritmo. Per questo dopo l'infarto uno, diciamo, continua a stare male e non recupera. Invece, se potessimo rigenerare questo muscolo come era prima, insegnando alle cellule cardiache a riprodursi in maniera da essere come quelle originali, è questo che stiamo facendo. Adesso, attualmente abbiamo un modellino simile a questo, non c'ho ancora le simulazioni a farvi vedere, che fa esattamente questo, si organizza e organizza in quello che loro chiamano cardiosfere, che sono delle palline con le cellule staminali differenziate, e queste vengono rimesse sul cuore del paziente tramite una specie di ceruttone che viene messo sulla ferita, migrano all'interno e piano piano rimpiazzano le cellule malate. Quindi, diciamo, controllare il movimento di individui può servire a gestire il traffico, ma anche a riparare i nostri organi. Io qui finisco, faccio soltanto una pausa pubblicitaria prima di chiudere. E io gestisco, diciamo, sono responsabile di una pagina web che si chiama MadMaths, è una pagina, questo è l'indirizzo, madmaths.simai.eu, è un sito che è sponsorizzato dalla Società Italiana di Matematica Applicata, dall'Unione Matematica Italiana e dall'Associazione Italiana di Ricerca Operativa. Si parla di matematica, si parla delle cose che vi ho raccontato stasera, si intervistano matematici, si parla di storia della matematica, si parla di didattica della matematica, ci sono esercizi magari per vedere per studenti, delle schede di esercizi di matematica applicata, ci sono appunto giochi, ci sono cose anche divertenti, abbiamo fatto anche dei fumetti a ispirazione matematica e siamo stati presenti quest'anno e negli altri due anni scorsi a Lucca Comics and Games, che è un festival del fumetto. E, insomma, è un centro di iniziative che c'è anche una pagina Facebook e un account Twitter. E quindi venite a trovarci su questa pagina. E le mie coordinate sono qui, potete anche, qui esagero, potete anche scrivermi se avete delle domande. E gruppo Facebook è questo qua, questo è il sito Twitter. Vi ringrazio per l'attenzione.